Paternano ha giocato e bisogna anche fare conto che ci sono gli avversari, che hanno giocato con il quinto di sinistra, che è un centrale difensivo perché ce l'avevo io Como. Quindi l'atteggiamento dell'Assemblea del Tese era ben chiaro. I ragazzi hanno fatto la partita, abbiamo provato a fare la partita fino in fondo. La condizione fisica, a mio avviso, sta migliorando piano piano, duriamo un po' di più. Oggi fino al 75esimo, secondo me, le gambe hanno girato bene, abbiamo avuto qualche situazione, è il famoso discorso, no? Fino agli 80 metri, e come all'80% la squadra ha dimostrato di essere organizzata difensivamente. Penso che da quando sono qua io è la partita migliore che hanno fatto i difensori, proprio come atteggiamento, come linea, come lettura delle situazioni. Andiamo avanti, lavoriamo. Poi l'opinione, poi io faccio l'allenatore e quindi io devo vedere il bicchiere, cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, e poi voi fate il vostro mestiere, quindi ognuno di voi ha la propria opinione. Io devo considerare che questa squadra, dal 10 dicembre adesso, aveva sempre preso gol, oggi non l'ha preso. E magari è poco, però bisogna analizzare anche i numeri, perché i numeri dicono sempre la verità. Quindi purtroppo la realtà è questa e noi dobbiamo fare un passettino alla volta. Non ci sono altre soluzioni. Un passo alla volta significa intanto non prendere gol, poi dopo farlo, che è un altro È un grosso altro problema, discorso, certo. magari sarà il passo successivo. Stiamo cercando di lavorare anche su quella che è la fase offensiva, che sia un po' più concreta. È l'aspetto sicuramente più difficile rispetto a un'organizzazione difensiva, che i difensori per caratteristiche sono sempre più attenti e apprendono sempre più velocemente. Devo fare in modo di trovare soluzioni per arrivare a fare.